Intanto mi unisco ai ringraziamenti della collega Alghetto Cavagioni e del nostro soprintendente, il dottor Magani, per questa opportunità di illustrare anche il ruolo della soprintendenza sotto vari aspetti legati a questo importante lavoro. E, per quanto riguarda appunto la mia parte, vi racconterò l'opportunità di raccontarvi la parte archeologica, appunto, i rinvenimenti che sono stati effettuati grazie proprio a questo lavoro. L'archeologia in Piazza San Marco non è una novità, abbiamo notizia di importanti rinvenimenti e di importanti scavi fatti circa 150 anni fa durante i lavori di sistemazione della piazza. E non erano scavi dovuti all'emergenza acque alte, ma comunque possiamo dire scavi in qualche modo conseguenti a lavori pubblici. E in quel caso c'era la necessità di rifare la pavimentazione di Piazza San Marco e Federico Berchet e Giacomo Boni approfittarono di questi importanti lavori che prevedevano di aprire la piazza per poter vedere cosa c'era sotto, per poter vedere che cosa era rimasto e se si poteva in qualche modo capire com'era Piazza San Marco prima dei grandi lavori architettonici che vennero fatti durante il XIX secolo. Infatti molte delle domande che si era posto Federico Berchet in parte ebbero effettivamente risposta. Venne rinvenuto il tracciato del canale Batario, vennero indagate le fondazioni del campanile, vennero rinvenute i resti delle procuratie medievali e anche l'ingombro dell'antico pozzo che si sapeva essere al centro della piazza. Altre domande invece sono rimaste con dei punti interrogativi. E grazie a questi scavi, i nostri predecessori ci hanno lasciato un tracciato di quelli che erano stati i rinvenimenti antichi, tracciato che venne utilizzato anche adesso proprio per poter progettare le opere, non soltanto quelle in difesa della Basilica, ma di tutta l'insula marciana, perché di fatto è l'unica, sono le uniche testimonianze di quello che attualmente c'è sotto la piazza, di quelli che sono i resti della Piazza San Marco come la conoscevamo prima delle sistemazioni, delle grandi sistemazioni appunto avvenute nel XIX secolo. E poi i grandi scavi del campanile di San Marco, delle fondazioni del campanile, che tra l'altro tutti noi archeologi studiamo durante i nostri studi, perché grazie a Giacomo Boni venne introdotto un metodo archeologico che utilizziamo noi tuttora, che è il metodo stratigrafico. E questa sezione del campanile si ritrova in tutti i manuali di archeologia perché è il primo scavo stratigrafico che conosciamo, fatto proprio in occasione delle indagini sul campanile di San Marco. Pochi anni dopo queste sistemazioni sappiamo, è stato già accennato, dell'evento del crollo del campanile di San Marco, un evento sicuramente da un punto di vista psicologico traumatico per la comunità veneziana, che però anche in questo caso portò all'opportunità di indagare sia la muratura dell'antico campanile di San Marco, che come sappiamo e come accadeva spessissimo negli edifici ecclesiastici, nelle loro pertinenze in antichità, venne costruito utilizzando mattoni e elementi lapidei di riutilizzo, elementi lapidei romani che venivano dalla vicina Altino, dalla vicina Aquileia, delle città romane che ormai erano abbandonate e che nel corso dell'Alto Medioevo si aveva del materiale a disposizione, non veniva buttato niente e si costruirono nuove esigenze strutturali come le chiese, che ovviamente in età romana non c'erano, ma che nel seguire dei secoli, appunto, con l'avvento del cristianesimo, le città romane, appunto, in abbandono, vennero costruite nuove città con il materiale a disposizione, mattoni, ma anche materiale da costruzione lapideo, edicole votive, altro materiale che appunto era in stato di abbandono. Giacomo Boni recuperò tutte queste testimonianze dell'antichità, le catalogò, i mattoni importanti, quelli con bolli, con tracce, vennero conservati, mentre sappiamo appunto tutto il resto venne portato al largo del Lido, quasi come una sorta di funerale per questo evento appunto molto traumatico per la comunità veneziana. E il campanile, come sappiamo appunto, venne costruito dov'era e com'era. Più di 100 anni dopo, San Marco, diciamo, ha avuto un altro evento traumatico, che è quello appunto delle acque alte, per le quali appunto bisogna intervenire in qualche modo.
E i lavori della barriera appunto sono uno di questi interventi che ha dovuto appunto provvedere anche a uno scavo archeologico, a uno scavo che per le sue fondazioni, uno scavo che ha portato appunto a dover intervenire anche da un punto di vista di tutela archeologica. Una tutela che in prima base appunto ha avuto la sorveglianza in corso d'opera, perché ci troviamo in un'area, sì è vero, ci troviamo in un contesto di lavori pubblici, ma in un'area già tutelata dalla parte seconda del codice, pertanto non serviva l'archeologia preventiva, che in qualche modo ci permette di prevenire quello che potremmo andare a trovare, ma sappiamo già che avremmo trovato qualcosa, perché ci troviamo in una zona ad alta potenzialità archeologica, per cui era estremamente importante che gli scavi fossero seguiti in corso d'opera da un archeologo professionista. Grazie a questi scavi, appunto, è stato possibile rinvenire frammenti ceramici che ci testimoniano il commercio di Venezia durante il Medioevo, strutture più o meno antiche, ad esempio sul lato dei pilastri acritani sono state rinvenute strutture probabilmente riferibili all'alto Medioevo, invece sul lato piazzetta dei Leoncini sono state trovate strutture più riferibili invece al tardo Medioevo. Sono stati recuperati i semi che ci permetteranno, attraverso le analisi archeobotaniche, di capire com'era l'ambiente di Piazza San Marco nel corso del Medioevo. Noi la conosciamo, Piazza San Marco, attraverso i dipinti, ma vediamo effettivamente com'era, quello che ci rappresentano i pittori era effettivamente l'ambiente che ci rappresentano i pittori, era effettivamente l'ambiente di Piazza San Marco, o magari c'era qualcosa che ovviamente anche per il gusto del pittore poteva essere in qualche modo aggiunto. Grazie a questi studi appunto chiamati studi archeobotanici, che studiano i semi, i micro resti e i macro resti vegetali, ci permettono di capire quello anche che veniva coltivato, quello che si mangiava nella Venezia medievale. Qui vediamo appunto qualche esempio di queste strutture, di queste sezioni stratigrafiche che sono state rinvenute e che verranno ovviamente studiate. Adesso quello che noi possiamo fare sono ipotesi di queste strutture, che probabilmente erano strutture così vicine alla chiesa, quindi forse ambienti che servivano proprio per i servizi della chiesa o comunque per qualcosa che sicuramente era legato alle funzioni ecclesiastiche, ma ovviamente gli studi che porteremo avanti, che stiamo portando già avanti, ci permetteranno di approfondire questo aspetto. Sono stati effettuati anche dei carotaggi che servivano prima di tutto per capire che tipo di sedimento archeologico sarebbe stato rinvenuto nel momento in cui venivano infisse le palancole, ma grazie a questi carotaggi è stato possibile recuperare i legni di fondazione, legni che verranno analizzati e datati al C14 per permetterci di capire esattamente la cronologia di queste fondazioni, in legno sulle quali Venezia sappiamo si sviluppa. Ma ovviamente il rinvenimento più importante è stato quello del cimitero. Sapevamo che era molto probabile che il cimitero venisse intercettato, perché nel corso del Medioevo, fin dai primi anni del cristianesimo, era una pratica estremamente usuale seppellire di fianco a edifici ecclesiastici. Chi veniva sepolto di fianco a una chiesa così importante come la Basilica di San Marco? Lo potremmo capire direttamente da loro. Questa è una piccola comunità veneziana che ci può dare tantissime informazioni. Potremmo sapere che età avevano quando sono morti, potremmo sapere se soffrivano di qualche malattia, potremmo forse anche scoprire la causa della morte, ma potremmo anche sapere che tipo di lavoro facevano in vita. Grazie all'intersezione dei muscoli sulle ossa si può capire se uno usava più la mano destra o la mano sinistra, se uno era solito andare a cavallo. Se trovassimo delle donne potremmo capire se avevano avuto figli e magari più figli. Potremmo capire che cosa mangiavano grazie all'analisi dei residui. Ci sono alcune analisi chimiche che permettono di studiare nei denti le tracce che gli alimenti ci lasciano a tutti noi nei denti, e quindi potremmo scoprire che dieta avevano, addirittura potremmo scoprire se erano nati a Venezia o se venivano dall'estero, da un'altra città o da molto più lontano. Potremmo sapere appunto che tipo di lavoro facevano, potremmo già ipotizzarlo, da una primissima analisi si vede che erano persone che stavano molto bene, erano persone appunto con denti molto, molto sani, che ovviamente la cura dei denti nel Medioevo non era una pratica così usuale, e
Anche dal punto di vista della schiena, sembra che fossero persone che non sollevavano tanti pesi in vita. Erano persone anche piuttosto anziane, la maggior parte erano anziani, anziani ovviamente per l'epoca, e quindi si può ipotizzare che fossero persone che in qualche modo stavano bene, ed effettivamente ricordiamoci, erano persone che erano state sepolte di fianco alla Basilica di San Marco. Quindi ecco, vedete quante informazioni riusciamo a estrapolare direttamente da loro, direttamente da questa piccola comunità veneziana che è giunta fino a noi e che noi adesso possiamo in qualche modo interrogarli e chiedergli chi erano. Quindi tutto questo, oltre alla tutela, però c'è anche l'aspetto di valorizzazione. La prima forma di valorizzazione di tutti questi rinvenimenti, ma non solo di quelli della Barriera di San Marco, ma anche di tutti gli altri scavi che nel corso degli ultimi anni hanno interessato la salvaguardia dell'insula marciana, anche quelli propedeutici a questi importanti lavori, appunto, che anche in futuro, nei prossimi anni, interesseranno la piazza. Prima di tutto la pubblicazione. Grazie a una collaborazione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche, devo ringraziare l'architetto Barbato per la costante il costante supporto da questo punto di vista, lo scavo potrà essere pubblicato. Siamo già al lavoro su questo, in tutti gli aspetti, fin dagli scavi dell'Ottocento fino alla Barriera di San Marco, fino alla barriera della Basilica di San Marco. Tutti gli scavi, tutti i rinvenimenti archeologici saranno pubblicati e potranno essere condivisi col pubblico. Non c'è solo la pubblicazione, che comunque richiede tempo. Nel frattempo, cosa possiamo fare in attesa dei dati scientifici? Possiamo comunque raccontare quello che sto facendo io oggi con voi, raccontare al pubblico, chiunque abbia voglia di ascoltare, di sentire questi rinvenimenti, che cosa è stato trovato e quali sono le analisi che vengono fatte su questi resti e cosa verrà fatto in futuro. È stato quindi effettuato una collaborazione con la Direzione Regionale Musei Veneto, perché il Museo Archeologico Nazionale di Venezia è in Piazza San Marco. Troviamo archeologia in Piazza San Marco, la valorizziamo con i colleghi del Museo di Piazza San Marco, il Museo Archeologico sempre del Ministero della Cultura. E quindi sono state, grazie, in occasione delle giornate europee del patrimonio, quest'anno sono state organizzate due giornate, una nella quale venivano fatti vedere al pubblico appunto una parte di questi scheletri, veniva raccontato qual è il lavoro dell'antropologo fisico, come si riesce a capire tutta una serie di informazioni grazie allo studio antropologico dei resti umani. La seconda giornata, che ha visto come protagonisti la soprintendenza, me, ma assieme all'architetto Lanza, la direzione lavori e l'architetto Giorgio Barbato, è stato possibile raccontare, grazie a questi lavori pubblici, lavori quindi d'emergenza, che però hanno portato anche a dei rinvenimenti archeologici, quindi come l'archeologia e i lavori pubblici lavorino assieme in un'ottica di collaborazione, di costante comunicazione, in modo tale che l'opera pubblica vada sempre avanti, ma che sia garantita la tutela anche dei resti archeologici. Infine, durante il cantiere è stato aperto anche agli studenti di Ca' Foscari, perché ci troviamo in un cantiere d'emergenza, in un cantiere comunque anche archeologico, e quindi questi studenti della triennale di archeologia di Ca' Foscari sono stati invitati ad assistere, a venire a vedere il cantiere in fase di scavo, di emergenza, che perché si sa che all'università si fanno scavi ovviamente, ma sono scavi più, appunto noi li chiamiamo scavi universitari, più di ricerca, invece questo è un vero e proprio scavo d'emergenza, e quindi hanno avuto la possibilità, studenti appunto appena iscritti ai corsi di laurea triennale in archeologia, di ascoltare l'archeologo, il dottor Bortoletto, che mentre scavava quali sono i rapporti con la committenza, i rapporti con la soprintendenza, e anche grazie all'architetto Lanza, che ha spiegato loro come effettivamente la tutela archeologica entra a far parte della progettazione di un lavoro così importante. Ma non solo, appunto, nei prossimi anni sappiamo che la piazza, potremmo dire che sarà interessata da una serie di lavori simili a quelli che Federico Berchet e Giacomo Boni hanno potuto vedere appunto circa 150 anni fa, perché di nuovo la pavimentazione della piazza sarà interessata da lavori di sistemazione.
A questo punto era importante per il Ministero della Cultura poter approfittare di questo avvenimento per poter fare a questo punto scavi archeologici con finanziamenti del Ministero della Cultura, appunto della programmazione della legge 190, attraverso i quali, sempre in un'ottica di collaborazione tra il cantiere d'emergenza, che è quello per il restauro dei Masegni, ma anche la tutela e lo scavo archeologico, potremo andare ad approfondirci nei lotti interessati appunto dai lavori di sistemazione dei Masegni e riuscire a recuperare informazioni che per ovvi motivi 150 anni fa né Federico Berchet né Giacomo Boni hanno potuto approfondire, perché ovviamente le tecniche di scavo e le tecniche di analisi non sono quelle che abbiamo noi oggi. Quindi grazie a questo lotto di lavori che appunto interesserà la piazza, noi potremmo appunto quasi 150 anni dopo pensare di rifare gli stessi scavi fatti da Berchet, mettere insieme i dati di Berchet e di Boni con i nuovi dati che riusciremo a recuperare noi, e potremmo posizionare correttamente le strutture che, grazie a sistemi topografici che Berchet e Boni non avevano, effettuare analisi al C14 sui campioni per poter capire le quote e la datazione di ogni singolo strato della piazza grazie al recupero di materiale organico, e ovviamente condividere questi risultati con gli enti di salvaguardia, perché se per ora come appunto per la progettazione di questi lavori vennero utilizzati, perché sono gli unici dati che abbiamo, i dati che Berchet e Boni hanno recuperato 150 anni fa, adesso avremo nuovi dati e gli enti di salvaguardia nei prossimi anni potranno utilizzare i nostri dati con il posizionamento delle strutture corrette e sapere se dovranno fare interventi emergenziali dove effettivamente ci sono queste strutture che dovranno essere tutelate. Grazie.